E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono The Ghost Gamer DB e come avete letto dal titolo qui sotto è un tutorial molto veloce sul come fare, cioè su come guardare i film gratuitamente sul vostro dispositivo Android. Qualsiasi modello sia, basta che sia Android. Allora, intanto voglio che lasciate almeno 30 like sotto il video, perché per questo piccolo ritorno di video, perché ho voluto, mi sono detto proprio stamattina, mi sono detto va bene dai, facciamo un video intanto per tenere più attivo il canale, perché ho deciso di anche fare i video anche con in mezzo gli esami. Però ovviamente non tutti i giorni, ovviamente cercherò anche di portarveli, ma non proprio tutti i giorni. Comunque state tranquilli che vi porterò altri video. Allora, per cominciare, intanto, per scaricarsi i video, per guardarsi i film, basta cercare su Play Store questa applicazione. Allora, andate sul vostro Play Store, chi se ne frega la mia password, non me ne frega, e cercate Andstream. E cercate Andstream Streaming Download, che è questo qua, il primo qua sopra, che c'è scritto installato. Voi vabbè lo installate e lo aprite. Ecco qua, una volta aperto, vedete, allora, quando io tipo scrivevo una roba a caso, cos'è che scriviamo? Ma sì dai, Terminator. Si scrive così? Sì, spero. E facevo streaming. Quando facevo streaming, scrivevo il nome del film. Stranamente, ecco, vedete, stranamente non me lo cercava. Quindi, voi cosa fate? Voi chiudete l'applicazione, non del tutto, la chiudete. Aprite il vostro motore di ricerca del vostro Android, del vostro dispositivo Android, Google Chrome oppure quel che volete, e cercate cb01.com. Vedete qua che vabbè, ho già cercato, ho provato e quindi mi è venuto fuori. Qua posso anche cancellare via tutto. Qui potete scegliere il vostro film che volete. Potete scegliere addirittura il genere. Quindi, come si fa per guardare il film? Molto semplice. Voi cercate il film, tipo appunto Terminator, va bene, dai. Voi cercate il film. Una volta che lo avete trovato, premete il link che avete qua sopra, fate il copia incolla. Una volta che l'avete copiato, vabbè, se già esiste non importa. Qua posso chiudere. Una volta che l'avete copiato, andate qui sul vostro Andstream, fate incolla, fate streaming e aspettate la verifica del coso, del link. Non ci vuole tanto, ci vorranno 30-35 secondi, poi in base anche alla vostra connessione. Vi consiglio di usare il wifi se lo avete a casa. Vedete, qua ci sono vari link dove si può andare a vedere. Però attenzione su dove lo fate vedere. Allora, io vi consiglio, non prendete quello che ho scritto 404.flv, perché vi crasha il telefono. Voi dovete solamente cercare i video, aspettate tutte le informazioni che si ricaricano, ecco, aspettate tutte. Allora, il primo non ve lo consiglio perché tende a bloccarsi e andare un po' a scatti. Il secondo no, perché lagga, cioè si blocca, scusate. Il terzo va bene, è l'unico che va meglio, perché non si blocca mai e se vuoi scaricarlo ci sta una mezz'oretta, perché siccome il film dura 2 ore e 5 minuti ci sta un bel po', quindi una mezz'oretta è già poco. Quindi cercate sempre i video con scritto tutto il link, che c'è questo qua, tutto, non un 404, tutto, e state attenti a vedere Lost. Quindi Lost va bene, tipo videowood.tv, quello là è perfetto perché non tende a bloccarsi. Poi dipende anche dal tipo di connessione che avete. Vidito.me è buono, dai, però anche questo qua tende a bloccarsi.
molto spesso. Questo qua 404, sapete tipo cosa vuol dire errore 404? Mi pare a volte quando mi fuori su internet, insomma, ecco. Perché anche myvideo.net non sia proprio un ottimo sito, perché l'ho provato, non funziona. Flash.tv non va bene. Vi dico già, perché solamente l'inizio, a parte laggare, solamente l'inizio inizia ad andare a scatti, quindi dovete farlo ricominciare e farlo ripartire. Insomma, questo qua è il tutto. Poi ovviamente, se volete scaricarlo potete, poi se volete solamente guardarlo fate quel poi che volete. Comunque sono poi il telefono è vostro. Basta che voi premete play e parte. Funziona. Io ve lo faccio vedere, non tutto, vi faccio vedere appena all'inizio, però non ve lo faccio vedere, tutto, mi denunciano per il copyright. Quindi adesso noi premiamo videowood.tv, facciamo il play, lo giriamo il telefono, vabbè, anche potete vederlo come volete. Vedete, no, inizia a caricarlo. Vedete? Perfetto. Adesso vabbè, con l'applicazione aperta ci sta un po', però vabbè. Ecco, vedete? La qualità non è delle migliori, però dai. Sì, spero di avervi illustrato tutto, perché è un'ottima applicazione questa, vi consiglio di provarla. Ah, ricordatevi, lasciate sempre Google aperto. Non chiudete mai neanche on the stream quando guardate il video, mai. Altrimenti verso la fine del film vi dirà il video non si potrà più riprodurre. E occhio a scegliere, come vi ho già detto prima. Perché anche se voi l'avete aperto, tra tutti i siti che vi ho fatto vedere, qui là, alla fine, gli ultimi 5 minuti, vi dirà che il video non è più disponibile. Poi magari me lo direte qui sotto nei commenti se avete dei problemi. E io ovviamente farò un video per risolverlo. Poi dipende da che tipo di problema sia. Bene ragazzi, spero che il video sia piaciuto. Lasciate un bel commento qui sotto. Arriviamo a 30 like, soprattutto iscrivetevi al canale. E qua da The Ghost Gamer è tutto, e noi ci vediamo a un prossimo video. Bella ragazzi.